Ed eccoci qua, ben trovati su Cassette Beasts. Oggi continuo le avventure in quel di Nuova Virral. E dove si va? Beh, come prima cosa vorrei andare a Caffè Gramophone a prendere Eugene. Non perché mi serva Eugene in particolare, anzi, veramente qui chi uso non ha importanza, però preferisco andare con lui. Attenzione, perché già abbiamo una missione, Capitana Penny Dreadful. Sì, so dove si trova. La prima missione di oggi prevede di andare a caccia di un elfo. Vabbè, questo è dopo. Ecco qua, da Meredith, che in realtà l'avrei già incontrata, ma non ci ho parlato perché non era il caso. Oddio, chi è questo? Ah, è mercante! Sì, questo va in giro per Nuova Virral, a volte capita. E se trovi uno che ha la diceria del mercante... Allora, ad ogni modo, sì, vediamo un po' se c'è qualcosa di bello. Ok, allora, i nastri. A roba davvero interessante. Mi prendo 2 cure di Berserk, anche se non le uso mai veramente. 3 di prosciugamento, che sono importanti. Ferro cromo ne prendo almeno 3. E anche superconduttivo ne prendo almeno 3. Bene. Sai che ti dico? Altre 3, va. Vai, altre 3 pure di ferro cromo, non si sa mai. Prendo 1000 grano in cambio di 1000 polpa. Vai. Vai, la polpa in realtà non mi ricordo di averla mai usata, quindi... Ad ogni modo, una volta che ci hai parlato, che hai finito di comprare, lui se ne va, quindi è meglio parlarci e comprare quello che si vuole comprare. Ok, però torna prima o poi, più poi che prima, ma comunque. Se vogliamo andare da Meredith è meglio passare per di qua, oddio. E lei si trova qua vicino, a dire vero dovrei prendere anche il mostro che mi fa essere conduttivo. Ecco qua che abbiamo, dietro la roccia, automazione, ok, nulla di troppo importante. Qui. Eccoci qua. Siamo arrivati, Meredith, ciao. Oh, è un nuovo arrivato, ci conosciamo? Oh, lei ha farfugliato qualcosa su di te quando è venuto al mio negozio per prendere dei pezzi. L'hai conosciuto? È insopportabile. Lo sapevi che non è nemmeno un vero scienziato? Prima che arrivasse a Nuova Virral faceva l'analista di dati. Qualcuno deve dirgli che non basta indossare magliette con scritto Viva la scienza per avere una personalità. Comunque sono Meredith. E tu sei in trappola con noi su questo sasso fino alla morte. Congratulazioni. Troverò una via di uscita. Adorabile, sei nuovo qui. Mi spiace tesoro, ma non c'è via di uscita. Ci sono solo creature da incubo e ci siamo noi su un'isola. Punto. Beh, volevo solo prendere una boccata d'aria. Vieni a trovarmi in negozio quando vuoi. È l'edificio giallo sul lungomare. Vabbè, e vola. Sì. Ora, oltre a fare un altro paio di catture oggi, perché mi servono per andare avanti, volevo andare in questo lago di fuoco e fiamme. Facciamo una missione interessante. Strani poteri magnetici. Non è troppo lontano da qui. Quindi incamminiamoci di buona volontà e andiamo. Tu vuoi affrontarci? Certo che vuoi. È un cane. Fa woof lui. Woof woof. Wow. Morirà poverino. No, dai, non penso. Allora... uno dei mostri che mi sto portando dietro, oltre a essere Pallottolotto l'altra volta, che poi si è rimasterizzato in Fucili Raptor, è uno dei mostri finali che vorrei portarmi fino alla fine del gioco. Allora, qua ci vuole un sasso, no? Un masso per tenere aperto quella grata. E la troverò, ma prima, dato che ci siamo, no? Ehi. Ah, ok, c'è lui. Volevo affrontare la fusione sciame. I miei gruppi preferiti sono i The Y, Schrödinger, Mother e i Flash Cage. Preparati un po' di heavy metal! Ma guarda, sì, sarebbero anche buoni come gruppi, paragonati a quelli... da quelli ai quali sono ispirati, immagino. Però gli Who Heavy Metal? Non ne sono molto sicuro. Sono rocchettari forti, ma heavy metal? Oh. Allora, io vorrei sfidare questa fusione sciame. Certo! Nelle fusioni sciame è importante affrontarle se si vogliono trovare dei mostri bootleg. E c'è un metodo, però è endgame questo metodo per trovare i bootleg più facilmente. Non è detto che funzioni al 100%, però si può provare. Ovviamente io al momento non posso ancora farlo, quindi potrei magari salvare e resettare tante volte per trovare un bootleg particolare. Se non sbaglio ho catturato 2 bootleg nella prima run. Però Aeroboros è un attaccante a distanza, se non sbaglio. Ah, ok, i muri, sì, va bene. Mi rispiega ogni volta perché è un muro di un elemento diverso, ok. Ok, dai che va giù anche il quinto e arriva la Fusion. Chi è? Ah,
Mamma cabra. Va bene, possiamo farcela. Vai, let's go. Aia, multicolpo non mi piace. Però adesso è Raboros, almeno lo tiene un po'. Poi iRobot, come l'ho chiamato. Vabbè, colpo vendicatore gli ha fatto proprio giusto per levargli una scaglia, magari. Scaglia, no, una squama, un serpente. Porca bestata, che è? Dai, non mi far dire parolacce, su. Caprogna, oh, caprogna, questo. Mi ha dato un po' fastidio sta cosa che mi ha mandato KO, ben due cassette. Wow, forte. Però almeno ho preso un pezzo di fusione. Allora, io devo trovare qualcosa per mettere lì sopra. Intanto affronto sta tipa che gli è salito un malabarda in testa e gli è salito. Aspetta, mi sta spostando. No, fermati. Scudi errante, non malabarda. Mi sta spostando. Wow, ok, voglio vedere fin dove mi glitcha. Ah, ok, niente. È sceso, peccato. Magari di cos'è mi glitcha in qualche parte. Lanciolino è un'altra evoluzione, un'altra rimasterizzazione di Scudi Erranti. Può diventare Lanciolino o Malabarda. Questo è molto interessante, è un mostro piuttosto forte, quindi se avete la fortuna di catturarlo, prendetelo senza esitare. Ovviamente dovete scegliere attacco o difesa, dopo vi farà scegliere il gioco. Però alcuni mostri, tipo Aeroboros, ho dovuto assegnare Zefiro a Mamba Anonimo, se no niente. Altri invece evolvono di giorno, ve l'ho fatto anche vedere nel terzo video, se non sbaglio, quando ho fatto evolvere Falenic in Tokusetto. Ok, allora... Ah, sta qua sopra? Ah, ci picchia, era così in alto? Però ora sono a Miralago. Ah, questo è un altro amico che ha bisogno di parlare con qualcuno. Allora, potrei anche combattere con questa, salirla in testa e salire lì sopra. La terra si prenderà cura di noi se glielo permettiamo. Viandante, che diventa un pedon morto. Ho messo fucili raptor giusto per vedere come si comporta in battaglia, anche se non mi aspetto nulla, perché i fucili raptor non l'ho mai usato. Ok. A pensarci bene, quadrilioni di esseri sono dovuti morire perché l'uomo si evolvesse e sopravvivesse. La natura è una bestia implacabile e assetata di sangue. Noi possiamo sperare che siano delle forze esterne a salvarci, tantomeno un pianeta capriccioso, impersonale e indifferente. Noi esseri umani dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, perché nessun altro lo farà. Ma posso salirti sopra per salire qui sopra? Se premo questo pulsante invece... Ah beh, così è molto più utile, eh! Così è molto più semplice, direi. Però sai, no, io volevo fare la provata, che posso comunque fare, visto che... Ah! Abbiamo un'altra sfida qui. Ecco, un uomo! Sì. Ah, perché era un filosofo lui. Allora, fuoco rapido è molto utile perché colpisce più volte. E quindi ora dovrei mandarlo KO. Perfetto, aveva un altro mostro, quindi sai, no? Tre ce ne aveva in totale. Se solo quel grande idiota di Platone potesse vedere quest'isola. L'uomo è un bipede senza piume e un bel corno. Stupendo. Attenzione, chi incontriamo qui? Ehi! Ehi! Occhio dove metti i piedi, tizio amichevole. Rischi di inciampare in tutto questo cerpame. Che posto è questo? Di solito la gente cade dal cielo e finisce in mare, no? Beh, io no. Io sono finito qui con tutta la mia roba. Questo un tempo era il mio appartamento con qualche muro in più. E com'è successo? Bella domanda. Se non altro, tutti i miei disegni e block notice sono rimasti con me. Sono Felix. Felix, piacere di conoscerti. Io sono Link. Ehi là, bello, è qui che passi il tempo. E che cosa fai? Sto cercando una cosa. Tutta questa roba è andata in pezzi quando la stanza è piovuta dal cielo insieme a me. E qua la pioggia ha fatto il resto. Ma qui intorno c'è una cosa che sicuramente è rimasta intatta. Lo sapevo. Ora l'ha trovato. Il sigillo non si è rotto. L'acqua non dovrebbe esserci entrata. Che cos'è? Temo sia difficile da spiegare. Passa a casa mia, Harbour Town Ovest. Ti farò vedere. Ah, quindi lui già era sbarcato qui e questo era solo un alloggio temporaneo. Eccoci qui, sì, cioè tu devi rimanere aperta. Perfetto, entriamo e vediamo quale diavolerie ci aspettano qui dentro. Ok, nemici.
Questo me lo aspettavo. Muschettiere. Ok, proviamo a prenderlo, muschettiere. Alright. Vediamo un po' che ci dice il bestiario. Spesso i muschettieri vengono visti affilare le loro spade sulle pietre delle caverne sotterranee in cui vivono. Non è raro vederli duellare con gli scudi erranti che incrociano il loro cammino. Allrounder, nulla di che. Più che altro il mercante un'altra volta, mai incontrato due volte di fila. Ok, mai trovato due volte di fila. Cura pietrificazione vecchio libro. Vecchio libro. Ne prendo due perché non ricordo a cosa servisse vecchio libro. Fuoco rapido, cioè cura pietrificazione. Un paio ne prendo almeno. Qui in genere ci si possono trovare anche le fusioni. Anzi, non è raro trovarci fusioni. Potrei catturare anche qualche altro mostro qui tipo terracotto, ma no. Ora vorrei trovare questo mostro metallico che mi dà dei poteri magnetici. E arrivare di là non è proprio semplice. Potrei, ma non vorrei finire nella lava. Ok. Per prosciugare tutto quanto questo porcile bisogna abbattere la fusione. È una fusione fuori controllo, è forte rispetto alle altre fusioni. Cavolo. Mo questo è un problema. Questo è veramente forte. Prendo multicolpo con déjà vu. Almeno posso fare più danni per pochi turni. E vai. Doppio sputo su introvelfo che al prossimo turno se ne va. Ci fa ciao ciao. Ed eccolo qua. Poi al prossimo turno attacco smogaspide con tutta la potenza che ho. Poi certo si dividerà. Oddio, però introvelfo... Dovrei prenderlo ora introvelfo, però. Perché comunque è una missione prendere introvelfo. Aia. Ovviamente avvelena lui. Non poteva farne a meno. Vai, doppio, doppio. Così si divide. Vai. Top. Vediamo un po' attivando gli status. A carne vaspide. Smog Magog era meglio, Provo a registrare Smog Magog. Tosta pane. Però gli faccio un bel danno perché anche... Oddio però, gli faccio tanto anche con quello tostapane, nonostante abbia vita piena. Ottimo, buone le chance, va bene. Dai. Ok, preso Smog Magog. Bene, 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 Smog Magog. I corpi degli Smog Magog sono in realtà gusci esterni di acciaio e cemento che ospitano un essere di fuoco puramente elementare. Finché un singolo tizzone rimane acceso all'interno del guscio, lo Smog Magog continuerà a combattere. Difesa in mischia e difesa a distanza enorme, 195. Attacco a distanza e attacchi in mischia 110 PV, max 140 e velocità 50, che non ci interessa veramente tanto. Però ora, botte a tutti quanti, forza! Vai spavento e... Zefiro, ti spengo. Buono. Sussultato, perfetto. Dai sto veleno. Andato. Ah, è vero. Ok. Accidenti, raga. Quanto male. Quanto male ci devono fare. Ok, in fiamma. Pugno sul riscaldato per Tokusetto. E in fiamma. Oh, meno male. Stiamo facendo dei buoni progressi. Oh, allora, io ora, siccome devo arrivare di qua. Guarda, perfetto proprio. Oddio, pensavo di poter fare così, ma no. C'è questo qua che ci sfida prima di poter provare una cosa. Darwin. Quest'isola mi ha insegnato che non è la specie più forte a sopravvivere, né la più intelligente. È quella che meglio si adatta al cambiamento. Trasformiamoci! Ed infatti noi ci trasformiamo per sopravvivere ai mostri che pullulano. Pensavo che avessimo smesso di ricercare i mostri sotto il letto quando ci siamo accorti che erano dentro di noi. Ma cosa significherebbe per quest'isola? Questi sono i mostri dentro Dio? O noi siamo semplicemente sotto il suo letto, lontani dalla sua vista e dimenticati da tempo? Credo che sia un po' l'uno e un po' l'altro. Non lo sapremo mai veramente. Ah, questa apre la cassa qua. Vabbè, fratello mio, però anche tu te ne vai cercando, Allora. Dai, mettiamolo qui.
Ecco, ora io però dovrei. Dai, questo lo prendo, dai, su. Sì, questo lo prendiamo praticamente quasi in range di kill. Let's go! Oddio, un colpettino, 190. Oh no, cavolo, 100 tanto, 100 invece. Dai, su, dai, che è buona, 100% è ovvio. Eccolo qua, questo ci serve anche per la missione con Hoylake. Insomma, oggi sto ripulendo un po' il tutto. Per nascondere le loro vere emozioni, gli introverfi fabbricano rozze maschere sorridenti con la corteccia degli alberi. Secondo voci non confermate, un giorno all'anno tutti gli introverfi si riuniscono per sostituire le vecchie maschere con altre nuove. Allrounder, tutto 100. Vabbè. È buono comunque. Allora, potrei fare il giro qua per andare a prendere il mostro magnetico che mi serve. Perché sta da ste parti qua e ancora non ci sono arrivato a quello che. Oddio! Ah! Cespocchiuto! Cespocchiuto! I cespocchi si trovano quasi sempre nascosti all'interno dei cespugli, tanto per nascondersi dai predatori quanto per avvicinarsi di soppiatto alla preda. Possono rimanere nascosti e immobili per ore, ma a volte si assopiscono e perdono l'occasione per balzare sul bersaglio. 150 di punti vita e tutto quanto il resto 90, non male. Tra l'altro, guarda un po' chi c'è qui. Questo robot sembra guasto. Sul retro c'è una fessura per le monete. Forse sull'isola c'è una moneta adatta. Sta là. Bene. Ho letto che la location di questa moneta è random. Che bello, eh. Ah no, aspetta, ce l'ho qui il mostro da catturare, senza che vado troppo avanti. Eccolo qua. Tanto qui ce l'avevo davanti agli occhi e sto facendo un'altra strada. Lampo Pitego. Ok, l'introverso è proprio quello che non ci serve al momento. Registriamo con il nostro personaggio. Eccolo qua, super conduttivo, ottimo. Così lo prendiamo sicuramente, immagino. Super conduttivo. Proprio in scioltezza, proprio. Toppe. Dai, su, non ti far pregare. Sì, va bene, va bene. Elettrizzato e conduttivo, oh no! Alla lunga potrebbe essere un problema. Ho capito. Grazie. Eccolo qua, effetto elettrico, c'è anche l'achievement. Lampo Piteco. Le teste di metallo dei Lampo Pitechi conducono benissimo l'elettricità e assorbono passivamente le correnti dell'atmosfera. I Lampo Pitechi incanalano questa energia in un campo magnetico, grazie al quale si muovono agilmente a terra e in aria. Allrounder per 90, tranne la velocità che è a 150. Ottimo. Elettromagnetismo. Ora puoi tenere premuto R per interagire con gli oggetti magnetici. Questa azione consuma vigore. Direi di fare subito una prova, visto che abbiamo qua vicino un oggetto magnetico. Poi andiamo a rimasterizzare Chronoxly e possiamo concludere il video. Oggi, beh, sì, non è che abbia fatto molto a dire il vero. Eccolo qua, come vola! Grande. Vediamo un po' di fare qualcosina. No, aspetta, aspetta, aspetta. A parte questo qui posso anche prenderlo così, eh? E fargli fare. Scusami, ehi. Allora. Eccolo qua. Ecco, posso farlo io. Posso farlo veloce, 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 veloce. Mi sollevo e arrivo qua sopra. E si apre. Un altro pulsante là. Accipicchia, pensavo si aprisse questo qui. Non me lo ricordavo così complicato. Ah, ok, posso fare così. Bene, bene, bene. E si alza questa. Oh, finalmente. Bene, posizioniamolo qui. Ok. Tra l'altro, qua vicino c'è un'altra base risucchiaterra, da che lo capisco? Da questo simpatico signore bianco. Ma lo faremo magari nel prossimo episodio. Eugene. Insomma. Allora, torniamo a Caffè Gramophone. Ho scoperto un po' di più la mappa e ci sono molti più posti visitabili, però ci sono tante altre cose ancora da fare. Detto
devo lavorare sulle mie grida di battaglia. Grida di battaglia? Tipo quando sto combattendo, subito prima di trasformarmi grido qualcosa come via alle danze oppure trasformazione. Puoi fare di meglio. Ci sto lavorando, ok? Se gridassi in modalità mostro, pensi che funzionerebbe? Mi farebbe sembrare un duro? No. Magari ci lavoro su un altro po'. Magari non dire niente. Vediamo un po' Chronox lì in cosa si remasterizza. Robin Dam. I Robin Dam sono abili tiratori, con i loro archi e frecce di plastica, e sanno colpire con una freccia avventosa da 300 passi di distanza. Sono orgogliosi della loro mira e ancor più del loro senso di giustizia. Beh, attacco a distanza 200, velocità 120, difesa a distanza 150, difesa in mischia, attacco in mischia e punti vita massimi 110. È forte. Allora, prima di concludere faccio un giro dentro a sta grotta di Colle Autunno. Certo. Ok. Ah, ci sono dei pallottolotti, questi sono pericolosi. Se attivo questa leva cambia percorso perché si accende la luce. Buono. Ah, questi sono pericolosi, eh. Op la la la. Ma c'è un mamba anonimo come qui. Che non c'era prima. Jormundoro. Oh, Jormundoro è tosto. Perfetto. Chance al 100%. E comunque non è detto che se il mostro ha 0 punti salute è 100% di cattura. Stranamente lo Jormundoro non usa le sue ali per volare, ma per scivolare sul terreno a grande velocità. Ogni battito d'ali lo fa sfrecciare in avanti. 155 in attacco a distanza e attacco in mischia, 190 di velocità, 100 in difesa a distanza e mischia e punti vita. Ha dei belli attacchi poi. Sì. Andiamo qui. Recuperiamo questo. Ingranaggi rasoi. Perfetto. Ingranaggi rasoi la devo dare a Fuci di Raptor per farlo rimasterizzare in una forma che adoro e che è quella che voglio giocare in questa run. Meno male che ho voluto fare anche questa grotta prima di concludere il video. Ad ogni modo, amici, per questo video è tutto. Vi ringrazio per averlo seguito. Lo so che non ho fatto praticamente nulla se non catturato qualche mostro e ampliato le mie vedute sulla mappa. Però serviva da farlo perché almeno ho sbloccato qualcosina in più. Ad ogni modo, in descrizione come sempre trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!